Ci siamo, perfetto. Quindi, ciao a tutti, secondo episodio di Un'estate al Mame 3. E perché ho questo... Niente, vabbè, lasciamo perdere. Io ogni tanto mi tento di stupire con la coerenza della costumistica in base al gioco. Vabbè, oggi ho trovato sta cazzata. Virtua Racing, Virtua Striker, Virtua Tennis, Virtua Fighter, grande picchiaduro che io adoro tanto. Virtua... Chi più ne ha più ne metta. Una serie Sega che inizia tutto per Virtua, no? Però c'è anche Virtua Cop, che infatti è l'unico che stavo, mentre stavo preparando la giornata, sì, la giornata, la puntata, pensavo che è l'unico che non è Virtua abbinato a un genere, a un genere videoludico, perché Virtua Cop siamo poliziotti virtuali. Vabbè, comunque questa è una piccola cosa che ho pensato. Perché chiamarlo Virtua Shooting faceva schifo. Quindi, come abbiamo visto nella prima puntata, abbiamo la Sinden Light Gun e giochiamo. Perché c'è poco da dire. Intanto che parte, faccio partire il mame, vi delizio con la lore di questo gioco. Praticamente, un detective è stato ucciso mentre tornava a casa, cioè tornava alla stazione. Mamma mia. Tanto che c'è la demo, abbasso un po'. Tornava a casa con delle prove per incastrare questa Evil Corporation, cioè un nome poco sospetto. Però qualche informazione è riuscita a portarla alla base, quindi i nostri eroi, i poliziotti, James qualcosa e la ragazza Lewis, boh, non mi ricordo come si chiama, Cooper, vanno a affrontare questa Evil Corporation, cioè fine trama. Allora, è vero, come potete vedere non è emulato benissimo, però nel long play che ho trovato molti hanno avuto questa difficoltà, però è giocabile perché la velocità in teoria io l'ho provata è questa anche nella versione normale. Quindi intanto attivo la chat se tutto è pronto. Oh, la pistolero monte. Mamma mia, che dico, mi viene in mente quel gioco di zombie alle sala giochi, House of the Dead. Esatto, infatti volevo portare anche questo, ma non riesco a emularlo bene. Ecco, Sega M2, scusate che è apparso. M2 è questa divisione di Sega, ricerca e sviluppo, che una volta diretta anche da Yu Suzuki, grande personalità di Sega, per chi conosce, Shenmue, no, vabbè. E eccoli qua, noi saremo lui. Infatti, vedi, l'outfit è molto coerente. Ah no, l'altro non era una donna, è sempre un tipo biondo, però va bene. Io voglio essere quello moro, vabbè. E cosa ha fatto M2? Vabbè, un sacco di roba, Space Harrier, si stava di Hangout, Hangon, quello della moto, Outrun, insomma roba grossa, mica... comunque questo è un gioco molto fresco, a me piace questa grafica della Sega di quei tempi, molto vabbè, sarebbe saturnoso, perché è uscito anche per Saturn in versione console. Infatti c'è scritto, vedi, AM2 RD, insomma, quindi Research and Development. Quindi House of Dead io spero di emularlo, Ale, speriamo di giocarci, però ho avuto molta difficoltà. Già questo, vedi, non parte al top. Va bene, basta, giochiamo. Come si parte? Ah, con questo. Ah, devo attivare il bordo che voi non vedete, grazie a Dio. Perfetto. Questa è la versione giappa, sembra. Vedi, anche se la musica è lenta, il gioco, vedi, è abbastanza... Non... La velocità dovrebbe essere questa più o meno, anche nei long play che ho visto online. Mamma mia. Senza il mirino non ci vedo un cavolo. Vado più lontano, così è più difficile, mi vedete meglio. Vedi, bene o male la velocità. Ecco, lui no, poverino. Ma lui sì. Però devo dire che quando l'ho provato era più veloce, forse ho impostato qualcosa male io, va bene, comunque. Mi dispiace proprio per la musica. La musica si sente troppo troppo poco. Ditemi voi in caso l'abbasso.
Comunque dicevo, oh, che i long play che ho visto, bene o male, sono questi. Cioè, con questa velocità purtroppo perde un po' di frame, ma sai qual è il fatto? Oh, che appare all'inizio del MAME la solita frase, tipo... Ecco, la solita frase che dice non è colpa tua, aspetta un aggiornamento del MAME, però qual è il fatto? Che io questi già potevo sparargli, che il MAME, voglio dire, alcuni giochi, che fischia, sono migliorati nel tempo. Questo evidentemente ancora non sono riusciti a emularlo al top, oppure semplicemente è colpa mia che non ho... Come si carica? Tirando... No, in verità... Sparando fuori dallo schermo, come quello vero, perché per impostare sta cosa ho dovuto vedere un video, perché praticamente tu dai lo stesso input dello sparo e lo stesso tasto, però lo stesso tasto fuori schermo fa un'altra azione, capito? Come anche The House of Dead si caricava sparando fuori dallo schermo. Comunque, vedi, ridendo e scherzando, me l'hanno fatti i danni. Però io potevo impostare anche come dici te, eh. Aia. Infatti non è il tono. No, io sono contento che... No, ti continuo a scrivere... Oh. Che do uno sguardo ogni tanto quando ci sono i pezzi, allora no 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 ma io sono contento, no, fare domande, sì, io sono contento, tanto è una versione un po', vedi, un po', oh, capischia, non volevo, io ho sparato al braccio di quello. Questo è bello farlo one credit, si riuscirà, non lo so. No, la pistola l'ho comprata proprio per fare questa season. Ecco, per questa season di un'estate al MAME, che è una pistola proprio per usarla sugli emulatori in pratica. Ma in verità anche per il PC, cioè se uno per esempio acquistasse House of Dead su Steam, il remake, adesso non so quale c'è, cioè il remake sicuramente. Sì, l'innocente, cavolo, avevo sparato... Per me uno è fake. Ma da lui... No, ma scusa, ho sparato a lui, non... Va bene. Mi dispiace. La pulizia qua non funziona. No, bello che si spacca la cosa. No. Scappate. Non ho capito, tu puoi sparare solo quando appare... Oh, capisco. Esatto. American Police. Questo sembra lo scenario dove quello lì fa surprise, motherfucker. No, c'era pure cosa, come si chiama? Giobbe Covatta. Dai! Justice Shot. Quando fai l'headshot è il Justice Shot, perché giustamente la giustizia non perdona. Oh, la prendiamo o no sta cosa? Comunque per il resto si sente tutto bene, no? Se non mi avete detto niente, mi fido. Perché io ho sempre paura che oggi ho dovuto rimpostare il microfono, un macello. Allora. No, questa parte è solo 47%, però mi dà gusto vedere le statistiche. Allora,
ciao. Comunque di Virtua Cop ne hanno fatti una marea, cioè fino al 3 sicuro, no? No, poi basta, credo. Perché delle serie Virtua, quali sono le più longevi? Cioè avevo per GameCube o Virtua Striker, vabbè, che è il calcio. Almeno 3. No, Virtua Striker c'è pure il 4, sono sicuro. Virtua Tennis non lo so. Virtua Fighter fino al 5. Con il remake, con la grafica di Yakuza. Però vedo di Virtua Cop non se ne sono visti più. Vabbè, anche perché in generale, questo è un discorso che si può fare sempre, che i giochi con le light gun sono un po' persi. Infatti il fatto che si hanno fatto un remake di The House of Dead, che adesso è stato annunciato anche il remake del 2, c'è un rumor molto figo, e per giocarci su Switch c'è una gabola bellissima, voi dovete comprare un gioco di caccia stupidissimo dove ti danno una pistola plasticona dove inserire una pistola supporto plasticona dove inserire il come si chiama? No, il Wiimote, il Joy-Con, non mi veniva. E poi giochi ad House of Dead come se non ci fosse un domani. Poi fa ridere che questo non ha una grafica così evoluta, però... Comunque gli sgherri... È un po' come... Lethal Enforcer, cioè... Il boss... ti butta dei proiettili colpibili... A lui è Kong, perché i tre boss sono Kong, King e poi il cattivo è Boss. No, che bastardo, voleva ingannarmi. Il 50% di accuracy, va bene. Ce la facciamo andare bene. No, facciamo in ordine. Dopo non so se c'è un quarto stage in verità. Comunque è corto, anche se non funziona al top. Era giusto per fare due chiacchiere sui giochi con light gun. Uno dei prossimi sarà uno dei miei preferiti, che ho originale sulla PlayStation 1, ovvero Time Crisis. Però devo... mi sta scomodo che al posto del pedale devo fare... ecco, sbagliato. Devo fare una certa... devo premere un tasto, sarebbe bello mettermelo qui, tipo, sul tavolino. Così sbuco fuori e sparo. Vabbè, adesso poi mi arrangerò. Sono riuscito a far funzionare anche... come si chiama? Questo è un ritmo di gente. Operation Wolf. A me, ma se te gli spari sulla pistola non muoiono, quindi è possibile fare una run pseudo pacifica? Oppure è solo un'animazione tanto per... No, muoiono e basta. No, vabbè, sono belle le animazioni, sono molto fighe. Oh, bella. Come pomeriggio? Già siamo pomeriggio, io devo mangiare ancora. Infatti finisco sto long play e poi andiamo. Buon pomeriggio anche a te. Viva!
Ah, ma quando c'è lui sembra che c'ho la calamita per uccidere i civili, incredibile. Comunque mi danno troppo gusto quelli che non devi, che carichi sparando di fuori, perché uno dei primi che ho giocato appunto è Time Crisis e quindi ero abituato che non si può sparare a rotella ma bisogna tornare riparati. Invece questi, che sono diciamo più su rotaia perché lo scenario scorre. Sì, l'audio, come dicevo prima, questa è la massima emulazione che si può per Virtua Cop. E anche un long play che ho visto di un ragazzo, no? Che lo finisce ad hard, non so, giapponese, non mi ricordo. E anche lui il mame gli faceva un po' così, purtroppo, però lo volevo giocare perché mi dava gusto. E niente, insomma, tanto nel senso. Ah sì sì, se ne sono purtroppo a conoscenza. Oh, il machine gun? Basta che non dà troppo fastidio, lo volevo diminuire. Vedi, non carica neanche i colpi a lato. Ogni tanto sfarfallano. Purtroppo è un peccato. Adesso non so se c'è un mame più evoluto dove posso risolvere questa cosa, ma... forse, allora... la velocità di gioco è quella, dicevo, però... la musica mi sa che a lui non gli glitchava così, purtroppo. Cioè, no, purtroppo, per fortuna a lui, insomma. Infatti io su questo ero tentato di tenere il volume un po' più basso, in modo che non desse fastidio. Cioè, nel senso, a me si sente un po' di più, oppure è così fastidioso. Vedi anche questi flash, insomma, non è emulato al top il flash rosso. Mamma mia. No, forse adesso, cioè adesso non so, vedi che ogni tanto appare il tamburo della pistola sopra la mia barra dei... la barra della vita, insomma. Però per tre livelli... esatto, sì, diciamo, è stato diciamo molto tollerante, a dire sopportabile. Io perché da me l'ho abbassata, perché noi non sentiamo lo stesso audio paradossalmente. Quindi questi mi sembrano troppo lente, queste asce, può essere che la velocità... Però mi ricordo che quando l'ho testato, perché giustamente io li testo un po' prima, ho fatto il primo livello, mi sembrava abbastanza veloce, ecco. Invece non lo so, vedendo alcune animazioni... Oh! Ah, beh, perché... è più un altro danno. Oh, ma tanto... oh, l'ho fatto. No, che volevo dire, non riconosco il nick. Non so se ci conosciamo oppure se è una new entry. Non mi ricordo. Sì, effettivamente. Okay. No, cavolo, era marrone, pensavo fosse new entry.
Allora grazie mille per il supporto. È una cosa che tiro avanti da qualche anno, questo è il terzo anno e durante l'estate faccio questo format e durante l'inverno gioco a qualcos'altro, però ultimamente sono stato un po' male. È senza pretese chiaramente, giusto per divulgare un po' di retro gaming, insomma. Anche perché in Italia, a parte i big, che comunque fanno delle belle serate, no? Così di ragazzi di Kenobis, boh, oppure c'è un ragazzo, My World, che fa tutti i long play senza morire. Io voglio snocciolare un po' più, faccio i long play con qualche curiosità e chiacchiera in più, diciamo. Voglio fare questo, ecco. Tipo questa me la son comprata, non è che pretendo di farci soldi, ecco, nel senso è una cosa che piace a me. Poi dopo io li carico su YouTube all'omonimo canale. E che volevo dire? Quindi tu lo conoscevi già, Virtua Cop, giochi già, retro gaming, ti interessa questo argomento, insomma. Vabbè, Virtua Cop, anche questa è una serie vecchia di Sega, è arrivato fino al 3, questo era bello giocarci in due anche, sai, no, che come dicevo all'inizio del video, Sega fa tutti questi giochi che iniziano per Virtua, no? C'è Virtua Cop, Virtua Fighter, Virtua Racing, Virtua Tennis, no? Mi piaceva sto termine, evidentemente. Oh, mi fa male la mano. Prometto, la prossima puntata sarà un gioco che funziona bene. Adesso questo, anche perché i giochi 3D sono sempre un po' faticosi a emularli. Se avete domande, io sono sempre felice di rispondere, chiaramente. Oh, sto livello è lungo, più del primo, la cazzarola. Oh, ho appena finito il meter. Ma la Magnum cosa fa di diverso? Eccolo, questo sarà King. Sure, enough you two. So you made it this far, No! No, non vi dico cosa è successo. Aspetta, porca miseria, questo non ci voleva proprio. Allora, devo tornare sul gioco al più presto, mettere pausa,
la pistola, non so perché, ha letto. Adesso faccio, risolvo subito, è già risolto. Quindi questo lo metto come era prima. L'ha letta come mouse. Incredibile. Ok. Riassetto un attimo. Questo basta che non ricapita, che è abbastanza grave. Allora, quindi metto. Il bello è tanto. È sempre così il mame. È anche un po' quello il bello del mame. Ok. Ah, devo rimettere il bordo che voi non vedete. Perfetto. Adesso ho quasi paura. Si è visto che comunque. Ah beh, grazie mille. Hai visto Lethal Enforcers comunque è similare, perché anche i boss sparano sempre come gameplay degli oggetti colpibili. E il gioco sta proprio nel conservare il caricatore, cioè conservare il caricatore in modo che c'hai anche un colpo per il boss rimasto. Tipo adesso. E anche quando ci sono tanti nemici di fila, no? Poi l'ho calibrata al meglio possibile. Così magari viene un'anteprima bella per YouTube. Dai, ultimo stage. Eccola, Evil, IVL su. Quando avevo letto la storia era Evil con la I anche. Vabbè. Un po' mi roga per la musica, perché sicuramente le tracce erano anche fighe, la siga, cioè la siga fa sempre delle cose. Come dicevo, voi non lo vedete, ma io uso un bordo bianco che è proprio una funzione della pistola, così legge bene dove deve colpire. E finché devo farlo vedere a voi va bene, però quando ci gioco per esempio da solo le poche volte un po' mi scoccia sinceramente. Però sti cavolo. Devo stare un po' più alto di quel che penso, tipo così.
Cioè, io potevo anche mantenere il mirino del Mame, che però dall'esperienza completa l'ho tolto. Sta facendo molta fatica in questo livello. L'emulatore. Proprio mi piace questo effetto, però. Comunque la grafica Saturn, perché poi questo è stato convertito, dicevo, no? Dei Saturn Dreamcast è molto diversa secondo me da quella PlayStation 1, no? O PlayStation 2, perché non mi sembra, io dicevo, sembra proprio fresca, non so, anche se uno gioca un Shenmue, addirittura 100%, vabbè, 4 colpi su 4 hit. Però qua come sparo, ecco che okay. Voleva fuggire. Io non ho capito se il Justice Shot è quando gli fai volare via la pistola oppure è l'headshot, non lo so. Ah dai, caspiterina. Di solito mi informo abbastanza, però non avevo letto sulle meccaniche perché voglio sfruttarle tutte, però su questo ho detto vabbè dai, tanto è un po' emulato così. Beh, tra l'altro ieri c'è stata la diretta Nintendo, vabbè, così per. Ed è successa una cosa a livello storico molto importante, cioè è stato. Perché c'era un gioco che era bloccato da anni perché l'avevano rimosso da tutti gli store, cioè Marvel contro Capcom 2, no? Ero stracontento. Infatti il migliore annuncio è quello e Metroid Prime 4, nonché Zelda, che controlli Zelda, molto figo. Fa una smitragliata. L'hai vista pure tu, molto solida. Eh sì, perché Metroid io lo aspettavo da tempo. Perché la serie, quella lì di Prime, vabbè che l'ho giocato anche quelli 2D, mi manca Dredd da giocare, però sono molto contento. Poi sto Zelda carino e si vede che Nintendo si sa sempre reinventare, perché è molto figo quello lì, con lo stile grafico anche del remake di Link's Awakening, insomma. Poi quella collection lì appunto dei giochi Marvel contro Capcom è molto importante proprio a livello storico, non solo. Sì, perché uno dice vabbè li emula e sti cavoli, no? Però Marvel contro Capcom 2 era rimasto spaiato, diciamo, da tutti gli store, o ce l'avevi su Dreamcast, sugli emulatori o sulla PlayStation 2, insomma.
l'automatic i protagonisti hanno di base il revolver, che infatti è un po' la meccanica di questi giochi. Il revolver contiene pochi colpi. Però con l'automatica tu puoi fare più serie di uccisioni senza sparare fuori dallo schermo per ricaricare. Comunque poi ho usato 5 crediti, perché 6 più 3 9, ah no 4, perché un po' l'ho ricaricato dopo, no forse 5 6, non so. Però un'estate al mare mi fa sempre schiumare, come si dice da noi, proprio sto sudando in una maniera fine. Poi mi sono messo sto giubbotto così tanto per fare una goliardata, ma non ne sto quasi pentendo, no, perché mi fa ridere. Se no cos'è che c'era di bello della Direct, adesso che me l'hai citata? Non mi... Cioè adesso io mi sono rimasto impresso quelle tre cose, però mi ricordo che se c'è qualcosa... Ah beh, a parte, vabbè, remake di Dragon Quest, che a me piace personalmente, poi dopo non so. Tu cosa hai gradito? Tu o chi ci sta seguendo. Ah. Cioè, ho pensato di fare anche un video tipo... Oddio, questi chi sono? Modello poligonale. Che ieri sarebbe stato divertente perché io avrei sbloccato quando sono state... Ah, infatti, oh, bravo. Bravo, infatti, vedi quello lì. Appena l'ho visto ho detto, cavolo, non mi dite un nuovo Mario Luigi. Io quelli lì l'ho giocati poco, devo dire la verità, però lo stile grafico di questo nuovo Mario Luigi è veramente figo. Io mi sa che avevo cominciato quello per DS, però ce l'avevo piratato, devo dire la verità, però adesso me l'hanno dato vero. Eccolo, questo dovrebbe essere il boss, che si chiama boss. Perché se no c'era per GBA, eh sì, che cavolo farà questo? Sparerà i missili. No, dai, fa ridere la camionetta. Quindi qua mescola, il boss finale mescola i due gameplay, cioè quello che tu devi colpire. I proiettili prima che arrivino a te, più quello dei personaggi normali. Sì, Mario Luigi è veramente figo. Ah ok, gli sgherri erano quelli. E Feng infatti avevo letto che era il capo dell'organizzazione. Joe Feng. Madonna. Anche su Lethal Enforcer c'era l'elicottero, sempre. Ci sono.
che un po' la serie Mario Luigi pensavo è un po' un erede spirituale di Mario RPG, anche se molto diverso, cioè, nel senso che però mi piaceva un sacco, e anche di Paper Mario similare, dove tu devi, i combattimenti sono a turni, ma devi cliccare con tempismo per fare degli attacchi speciali. Adesso sto facendo un po'... è difficile. Oh, durante il boss finale mi si parla sempre di nervo, non me ne faccio più. Ho dovuto cambiare mano. Vado a 1600 colpi ho sparato, di cui solo 8,40 sono stati portati a segno. Quindi abbiamo... Esatto, sta alla vista. Alla Terminator. Finalmente abbiamo vendicato il detective che aveva portato le prove per incastrare questa organizzazione. VCPD sarà Virtua Cop Police Department, non è neanche una città praticamente, quindi sono i nostri eroi, con la casacca questa qua. Vedi se c'è qualcuno che si conosce nei titoli di coda, no? Non li conosco, perché di solito compositori di Sega che mi piace, vabbè c'era Yuzo Koshiro, però adesso... Va bene, andiamoci. Design molto anni 90, queste spalline così. Mi ricordo un po' Bubblegum Crisis, però vabbè. Quindi Sega AM, che è questo reparto di Sega. Infatti il supervisore è Yu Suzuki, infatti questo reparto al tempo era diretto da Yu Suzuki. Che grande personalità di Sega, appunto. E direttore, ah, capirai, scrive il nome così. Perché ho J mi ha fatto, no, ho sbagliato. Ok. Non la farò mai. Bene. Che classe, esatto, proprio insgamabile come nome Evil Corporation. Che poi quando avevo letto la storia per capire un attimo il contesto, c'è scritto Evil ed è tipo tutta una sigla, invece EVL è già più carino. E niente, questa è la Virtua Cop della Sega 90, ah, 94, mi ricordavo 93, forse sì, 94, sì, dopo E 83 era la creazione di Sega AM, che sarebbe Amusement Machine. E niente, grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. E ci rivediamo settimana prossima, perché questa stagione voglio fare un attimo uno a settimana con calma, perché così li lascio smaltire, li lascio guardare su YouTube all'omonimo canale. E oh, grazie di tutto e per la compagnia. E ci vediamo alla prossima. Bom.